Ragazzi, posso tornare in skate? Posso tornare in skate? Posso tornare... Io non so se capite questo avvenimento. Cioè, io posso finalmente tornare in skate. Con calma, molta molta calma. Però posso decidere di prendere la tavola, andare a skateare quando voglio, come voglio e dove voglio. Appena l'ho saputo, ho preso, montato la mia tavola e sono andato in giro per l'Italia a skateare. Se mi seguite su Instagram forse lo sapete già, oppure siete iscritti al gruppo Telegram e quindi avete già letto tutti i miei messaggi, ne abbiamo già discusso insieme. Però una delle prime skateate che ho fatto è stata a Brescia. Qual è l'occasione migliore di tornare in skate che non questa? Questa è la tavola d'oro e sono venuto a portarla a Brescia a un ragazzo. Se vi siete chiedendo perché lui e perché sono venuto fino a Brescia, perché sono stato il primissimo a ordinare la tavola. Ora non mi sto dimenticando di tutti gli altri, le tavole stanno volando, mi fa super piacere. Anzi, qua metterò tutti i nomi di chi ha deciso di supportare il canale. Grazie ragazzi, adesso andiamo a fare uno scherzetto a Jacopo. Fa piacere, vieni. Piacere, Jacopo. Quindi sei tu il fortunato. Sì, eh. Ti devo dire una cosa. Cosa? L'ho dimenticato. No! Serio? No! Mi sono fatto 3 ore di macchina. Non è vero, ce l'ho. Puttana! Mi stavo filmando. Lui, Jacopo, è stato il fortunato che ci ha giudicato la tavola d'oro. Ti sei cagato addosso, eh? Jacopo, c'hai un bucio de culo così, ma proprio non ci sta in camera, non ci sta. Come promesso, con la tavola d'oro, non solo la t-shirt in regalo, ma anche me come corriere. Let's go! Yes! Bellissimo! Grande! Oh, adesso ci facciamo una bella skateata. Tra l'altro durante quella session sono anche riuscito a skateare un po', pochino. Non è andata così bene in realtà. I trick ne ho fatti, pochi ma ne ho fatti. Il vero problema è stato il dopo. Non ho skateato per 10 giorni. La caviglia era completamente andata, volata nell'iperspazio. Faceva troppo male. E questo perché non è ancora al 100%, ci vorrà ancora qualche settimana, un numero indefinito di settimane. Fa fatica quando è messa sotto sforzo e non ho ancora capito qual è il limite. E si migliora sesh dopo sesh, perché la rinforzo sempre di più. Una decina di giorni dopo ho provato a skateare e nonostante fosse rigido, sono riuscito a provare qualcosina in più. Sto continuando a fare fisioterapia intensiva, è uno dei motivi per il quale non sono riuscito a portare così tanti video come speravo in questo periodo, perché non posso skateare così tanto, sono sempre impegnato o tra la fisioterapia o per la casa che sto praticamente letteralmente costruendo. Adesso vi spiego. Questo è il motivo per il quale non escono più video, cioè non più video, sono usciti, ma sto ritardando un attimino, perché come vedete, Bruno, 4 tempi. Sì, benvenuti nella mia nuova casa. Sono in affitto, però non c'è niente più strano nell'animo skaters. E vi chiedo scusa per questo, perché in realtà fosse per me, ragazzi, altro che un video a settimana, potessi vivere di questo, vi riempirei da mattina a sera di video. Io ci provo, faccio il possibile. Devo ammettere però che voi siete il top e cercate sempre di darmi una mano, sempre di sostenermi, perché le tavole sono già quasi finite, ne manca solo una. Grazie, 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 grazie. Grazie.
Non so come dirvi grazie se non grazie. Io faccio il possibile, ma grazie al vostro sostegno, come in questo caso con il drop delle tavole, riesco a trovare fondi per magari fare altri video, portarvi in altri skatepark e magari, chi lo sa, riusciremo ad organizzare anche uno skate tour con gli iscritti un giorno, che è uno dei sogni che voglio fare già prima dalla quarantena. Che poi lo so cosa state pensando: ma il rail di 8 metri che ti sei skateato? Non avrei dovuto in alcun modo skatearlo. Raga, la voglia di tornare ad essere, sentirmi skater, era troppo forte. Cioè, non era tanto per partecipare al contest, non era tanto per vincere qualcosa, era per dimostrare a me stesso che potevo farlo. Punto. Era una pura battaglia contro me stesso e contro la mia caviglia. C'è un rail da 7 metri su cui si dovrebbe tenere il contest, pari a quello dei mondiali a Roma. Metti la cera, togli la cera. Metti la cera e basta. No, non ha senso. Prima di skateare quel rail, infatti, sono stato alla skate farm, dove ho visto uno dei contest più folli della mia vita. Non tanto per il quantitativo di skater, ma per il livello di skateboarding comparato all'età. Non so se avete capito che questi quattro ragazzini hanno meno di 15 anni, meno di 14 anni. E così il giorno dopo ad attenderci c'era il Wave Skatepark. Quanta fortuna hanno i ragazzi che si allenano qua, everyday o quasi. Guardate che bomba. Lì lo skate con un sacco appeso e appena entri il cimitero degli skater. Fighissimo, ci siamo già stati, fatto anche un video riguardo se vi va di recuperarlo. Ancora più bello perché era tematizzato a tema Halloween. Ora, sinceramente, io mai mi sarei immaginato di buttare i miei piedi su quel rail, di provarci. La sera prima guardavo le stories e dicevo: non c'è, no, no, bello, bello, ma lo lascio fare a chi è capace di farlo. Non voglio perdere completamente l'uso della caviglia, per cui sai che forse anche no. Mi sono messo a skateare un altro rail più basso, più corto, più umano, insieme a Thomas e August e Sergio, vestito da alieno. Un Sergio Laferre vestito così mi mancava, che bello. Cosetti Mattia Bracchi. Mi è salita la fotta, ragazzi, cioè l'unica cosa che vi posso dire è che mi è salita la fotta in una maniera pazzesca e a una certa mi sono buttato, cioè a una certa mi sono lanciato a skateare sto rail di 8 metri che è della stessa lunghezza del rail dei mondiali di Roma. Ok, Vince, sei un cretino.
Raga, che bomba, che bomba! Lo sai che era un basic trick, ma adesso andrei gli 8 metri e io sono 5-6 mesi che non skato, ed essere tornato ad un contest skatando tra i ragazzi più forti d'Italia che hanno skatato 2 settimane fa al Tampa è stato incredibile, sinceramente incredibile. Dite quello che volete, come per me sto boardslide vale come oro. Adesso la caviglia un po' di male lo fa, probabilmente domani non camminerò, ma non me ne frega niente, ragazzi. È proprio bello partecipare, per divertirsi, per skateare. E post contest mi sono messo anche a provarlo in 50-50. E probabilmente avrei provato anche Smith, ma se non avessi smesso di skateare... Lo so, sono esaltato per un trick troppo semplice. Però fidatevi, dopo tutto questo tempo è stato fichissimo. Let's skateboarding! Ragazzi, che soddisfazione ancora adesso pensarci a quanto sono stato lì a slidare su sto board slide. Mi ha dato un sacco di sicurezza, un sacco di confidenza. Sono tornato a credere un po' in me, perché comunque dopo tutto questo tempo senza skateare ho un pochino più di paura quando provo i trick. Anche se li sapevo già fare, li facevo con scioltezza, perché la mia caviglia non è ancora pronta, come ho detto. Però essere riuscito a chiudere quel rail... Tra l'altro ci tengo a ringraziare Daniele Galli per aver progettato questa macchina della morte. Thomas, Agus, Sergio che hanno skateato insieme a me e io non voglio in alcun modo paragonarmi a loro. Ragazzi, il livello è anni luce avanti al mio, sono su un altro pianeta. Farmi completamente ispirare dalla loro tecnica, la loro bravura, la loro precisione. Grazie alla Skate Farm e al Wave Skate Park per avermi ospitato. Vediamo se riesco a prendervi. Ma soprattutto ragazzi, grazie a voi per tutto il supporto che mi state dando, per la pazienza che avete nell'aspettarmi in questo periodo. Stiamo tornando ufficialmente. Non vedo l'ora di farmi tante sesh con voi in posti come questo, in nuovi skatepark. Ci vediamo presto ragazzi, al prossimo video. Peace! Oh, e mi raccomando, keep pushing, keep fucking pushing. Se lo fate con la mia tavola, è meglio.